Siamo all'interno della cantina di un luogo meraviglioso, la Villa Medicea di Artimino, meglio conosciuta come Villa Ferdinanda e tra l'altro la Villa dei Cento Camini. Qui accanto a me ho Rossella Foggi, che tra l'altro fa parte di un'associazione molto importante. Associazione Fare Arte di Prato. E lei è il mio Virgilio, che mi accompagna in questo meraviglioso tour della Toscana. Allora, parliamo innanzitutto di questa botte eccezionale, ciclopica, meravigliosa, che conserva praticamente un vino sontuoso, il primo vino ad essere riconosciuto vino DOC, vero? Sì, il Carmignano, appunto, in un bando del Granduca de' Medici Cosimo III, fu proprio definito un disciplinare nel 1717. Ecco, cari piemontesi, non so se voi avete un vino riconosciuto tale, così antico, tra virgolette. Oh, per quanto riguarda invece la villa che ci ospita, io vorrei che Rossella ci dicesse qualche cosa. Innanzitutto venne progettata e costruita da un grande architetto fiorentino, Bernardo Buontalenti, che lavorava appunto per la famiglia Medici e ha costruito, tra le altre cose, il Forte Belvedere, che è una struttura militare che sovrasta Firenze ancora oggi. Ecco, la nostra regia vi sta proponendo proprio questi bastioni che ricordano proprio sotto profilo architettonico appunto le mura del Belvedere. E tra le tante curiosità, il Buontalenti, oltre che avere una scuola intitolata a Firenze, diverse scuole intitolate a Firenze, tra le quali l'Istituto Alberghiero Fiorentino, è stato l'inventore del gelato. Esatto, il famoso gelato Buontalenti. Lui realizzava per la famiglia Medici questi cibi ghiacciati a base appunto di frutta. Ma ne ha fatte tante il Buontalenti, fra le tante cose organizzava delle feste sontuose per i medici, anche con i fuochi d'artificio, che per quell'epoca erano veramente qualcosa di straordinario, di fuori dal comune, come si dice. Bene, esatto. Allora noi proseguiamo il nostro viaggio all'interno della cantina. Come ribadisco e sottolineo, siamo all'interno della Villa dei Cento Camini per raggiungere l'assessore Paoletti, che ci aspetta in compagnia, è bene ricordarlo, del nostro giornalista enogastronomo Dodi Giuliano. Come va? Vedo che state già gozzovigliando. Il nostro vino, posso offrirvi del vino anche a voi? Che questo, ricordiamolo, è sotto il profilo della DOC il vino, il primo vino della storia italiana, almeno della penisola, che è stato riconosciuto vino DOC nel 1717. Allora, festeggiato l'anno scorso, sì, 300 anni del vino. Questo che vi faccio assaggiare oggi è un Carmignano. Qui produciamo il Carmignano, il Barco Reale, il Vin Ruspo, hanno storie diverse, comunque gli uvaggi sono sempre i soliti, cambia l'invecchiamento. Questo è un Carmignano, diciamo, è la parte più pregiata, che ha un invecchiamento più lungo in botte e poi viene imbottigliato. Poi abbiamo il Barco Reale, che ha lo stesso uvaggio, che vorrei ricordare che è un uvaggio, un blend. Un blend è fatto da il Sangiovese, è fatto dal Canaiolo e in una parte 10-15% anche dal Cabernet Sauvignon, che ha una storia particolare, cioè fu importato qua da Caterina de' Medici e fu già regina di Francia e fu a quel punto tagliato insieme al nostro vino, che invece era un Canaiolo e un Sangiovese. Ma quante ne ha fatte la nostra Caterina de' Medici, oltre che fornire di forchette i francesi che a quell'epoca mangiavano con le mani? Esatto. Bene precisarlo. Bene, caro Dodi, allora hai assaggiato? Sì, ho assaggiato. Questo è un vino illuminante, non a caso si parla del 1714, hai detto. Quindi se non sei illuminato, ti illumina, bevi. Benissimo, allora noi veniamo illuminati dal vino, brindiamo. Non ha capito la battuta sull'illuministi, ma d'altronde bisogna avere studiata per fare queste cose. Dopo questa battutaccia io vado a fare l'acquisto. Grazie assessore. Grazie a lei. Grazie Rossella, te non ti saluto, ci vediamo dopo. Eccoci qua con Graziella Ferrarello, che sarà la chef protagonista della puntata di oggi. Noi facciamo un piatto molto importante, anzi le faccio una domanda secca e precisa.
Che cavolo di piatto facciamo oggi? Il bigio di Carmignano. Ma perché ha detto bigio? Perché il bigio è sinonimo da queste parti di cavolo. Andiamo a vedere questo cavolo, grazie. Eccolo qua, il protagonista della puntata di oggi. Chi ce l'ha portato? Siro Petracchi. Allora, questo cavolo proprio è del tuo orto. Certo, un cavolo Vezza coltivato in maniera biologica. Benissimo. Allora, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori quali sono gli ingredienti che utilizzerai per questo bigio. Poi spieghiamo che cos'è il bigio, perché il 99,9% dei toscani non sanno che cos'è il bigio. Allora, il bigio è una pasta fatta con farina di grano antichi. Gli ingredienti chiaramente principali sono cavolo Vezza e soprassata magrissima fatta apposta a un orcino, anche quella biologica, pecorino di Pienza e un filo di olio chiaramente di Carmignano biologico. Allora, caro Siro, bigio è sinonimo di grigio o sbaglio da queste parti? Ah, questo valenza, sì, esatto. Quindi l'aspetto cromatico. Andiamo a coinvolgere il nostro giornalista enogastronomo Dodi Giuliano, che avrà poi il privilegio, l'onore e il piacere di commentare questo piatto, il bigio. Tu sei originariamente di Pisa, ma tu del bigio lo sapevi, no? Di la no. Verità. Oh, che bello, vedete? Toscana a tavola è qui anche per questo, per informare i telespettatori della nostra regione toscana che credono erroneamente di sapere tutto, che ancora la Toscana è tutta da scoprire sotto l'aspetto enogastronomico. Non sai una cosa, che questo non è un cavolo d'orto, ma di campo. Ah, spiegaci la differenza. C'è una differenza. Sono coltivazioni promiscue con le altre coltivazioni che sono presenti nei nostri campi, soprattutto principalmente olivi. Quindi anche la dimensione cambia. Quindi questo cavolo di Vezza è cresciuto in mezzo agli olivi. Assolutamente. È una notizia quasi. Non lo sapevi? Non lo sapevo. Voleva subito. Mi ha ricambiato chiaramente con gli interessi. Allora, noi a questo punto prendiamolo il cavolo Vezza. Ricordiamo che la nostra chef opera quotidianamente all'interno di quale ristorante? Antico Osteria dei Mercanti. Che si trova dove? Carmignano. Proprio nel centro di Carmignano. Certo, il centro storico. Lei di dove è originaria? Io sono siciliana. Mi piace questa cosa. Non dire. Ecco. Andiamo in cucina che è meglio. Grazie ancora, come sempre, dell'ospitalità. Vai Dori, che andiamo all'assaggio dopo. Benvenuti a Pausa Caffè. Il caffè di oggi lo prendiamo con Donatella Moica, che è venuta a presentarci la sua ultima creatura, La forma della neve, per Capire Edizioni. E in questo libro narra la storia di una donna che intraprende un viaggio lasciandosi dietro tutto quello che aveva costruito fino a quel momento. E il viaggio in realtà è una metafora anche per un viaggio interiore alla scoperta di se stessi. Benvenuta Donatella, e raccontaci come nasce questo viaggio all'interno del tuo libro. Il libro è la storia di questa protagonista che decide di fare un viaggio on the road, anche se poi in realtà non è sulla strada, è più un viaggio metafisico, interiore. Per lei è un viaggio di andata verso qualcosa che pensa di costruire, in realtà è un viaggio di ritorno verso se stessa, verso il centro di sé. E il senso l'idea nasce dal guardarsi intorno, da quello che sta succedendo in questa nostra società. Noi ci troviamo davanti un mondo che va velocissimo, che si muove con una velocità straordinaria, liquido, in cui le forme cambiano continuamente, cambia il mondo del lavoro, cambia la gente, cambiano le relazioni, i rapporti, eppure sembra che niente abbia sostanza realmente. Ecco, da lì, dal guardare queste situazioni, io mi sono detta cosa sta accadendo. Spesso il tempo a nostra disposizione viene passato sui social, non abbiamo più tempo per pensare. Ecco, la forma della neve, possiamo dire che, diciamo, svelare così per invogliare i nostri lettori e dire che questo libro comunque è legato al Giappone. E la neve in Giappone, l'idea della neve è legato anche ai petali dei fiori di ciliegio. È questo, diciamo, il significato del titolo, oppure la neve ha un altro significato più profondo?
Allora, la neve è vero che è legato al Giappone, al simbolismo zen, al simbolismo giapponese. Infatti io faccio un viaggio per cercare di approfondire certe tematiche, fondamentalmente legata al tema dell'effimero. La neve rappresenta il passaggio, la morte, qualcosa che dobbiamo lasciare indietro di noi se vogliamo cambiare e rinascere in qualche altro modo. La forma della neve, il Donatella Moica, io ve lo consiglio perché racconta qualcosa con cui tutti dobbiamo fare i conti, quindi il senso di vuoto che cerchiamo di riempire in tutti i modi, e quindi ve lo consiglio caldamente. Ed eccoci finalmente in cucina con la Graziella Ferrarello, che ha preparato per noi un piatto tipico di Carmignano. Pensate che abbiamo fatto una statistica, abbiamo detto a delle persone che giravano verso Prato, verso Firenze, abbiamo fermato uno in autostrada: te lo conosci Bigio? No, non lo conosco Bigio, e che gli è Bigio? Noi adesso facciamo il Bigio di Carmignano, e così ottemperiamo a questa mancanza di conoscenza culturale dei pratesi e anche dei cinesi, ma è normale che i cinesi da queste parti non conoscono nemmeno, voglio dire, altre cose. Allora, che cos'è il bigio? Allora, il bigio è un piatto, è un prodotto fatto da noi esclusivamente per valorizzare il fico di Carmignano, cioè i fichi di Carmignano al naturale. Abbiamo pensato di fare questo piatto perché Carmignano è importante, la produzione dei fichi purtroppo a volte va bene, a volte no, però noi con i fichi abbiamo trovato un equilibrio giusto tra soprassata, l'amaro del cavolo verza, il pecorino, una ricetta equilibrata per poter fare questo bigio. Va bene, questo è un discorso, diciamo, una presentazione generica Zerica. Che ha fatto la nostra bene. Chef, però ora entriamo più nello specifico. Questo bigio di Carmignano di quale ingredienti si compone? Innanzitutto della sfoglia, eccola qua, inquadriamola, grazie a Bob, rimane qua. La sfoglia si realizza con quali ingredienti? Via! Allora, la sfoglia viene realizzata con farina di grano antico, qualità autonomia, che è originaria della Maremma. Sì, certo, e pecorino toscano, pecorino benissimo. Di Pienza. Questo per quanto riguarda la sfoglia. No, scusate. Farina e acqua. Il pecorino di Pienza, c'entra, ma è di accompagnamento. Bravo. nella mise en place. Sì, certo. Della mise en place finale. Ok, adesso parliamo invece della farcitura. Bene. Da cosa sarà farcita questa? Allora, questa con quali elementi, ricordiamo? Allora, soprassata e fichi. Vengono spezzettati i fichi, viene fatto un impastino con fichi e soprassata e va composto il ripieno. Bene, facciamo vedere la manualità. Ora, ecco, passiamo subito. Prendiamo la sfoglia. Ecco, la sfoglia che, ripeto, è stata realizzata, certo, con per acqua. Motivi tecnici, sì, l'abbiamo portata già fatta. Bene, guardate un po'. Che poi so che lei, ricordiamo, che di quale ristorante è, diciamo? Osteria dei Mercanti. Dove si trova? Carmignano. In che parte di Carmignano? Il centro storico. Centro storico. Uno va a Carmignano e dice: dov'è l'antica? E lo trova facilmente. Ma voi, oltre questo, producete proprio questa, come può definirlo, tortello, raviolo? Ma mi dica, no, sì, un termine. Tortello sa che è una... un il tipo bigio. Di pasta. Quindi attenzione, stiamo dando un'importante notizia per coloro che non conoscevano il bigio. Il bigio è una specie di raviolo, una specie di tortello, oppure di tordello per i camaioresi che stanno ascoltando, o quelli che abitano nella zona della provincia di Massa Carrara, volendo della Versilia. Ecco, vedete che ha un ripieno interessante costituito, appunto, ricordiamolo, da e soprassata, fichi secchi. E fichi secchi. Avete mai visto un ripieno di soprassata e fichi secchi? No. Vedi? Ecco, qui a Carmignano c'è un ripieno che si compone di questi due elementi. Quindi c'è una specie di connubio fra il dolce e il salato. Certo. Mi confermi? È un equilibrio, sì, tra dolce e salato. Bene. Allora, la forma è praticamente una forma rotonda. Sì, l'abbiamo fatta a mano, quindi non sempre viene uguale. Bene. Ecco qua.
Ora, questo l'abbiamo fatto manualmente, così sì, tirato via, ci vuole un pochino più di tempo, di attenzione. Certo, certo. Ecco qua, facciamo vedere il risultato. Adesso Bob ce lo vede. No, guardi, c'è già il nostro Bob che lo sta inquadrando nella sua pienezza, nella sua completezza. Questo, signori e signori, con tutta l'enfasi dell'occasione, è il bicio. Abbiamo in questo momento dato un'informazione ai toscani all'ascolto che ha delle proporzioni incredibili, come certo, dire di che maschio è il Davide, di una cosa incredibile. Abbiamo dato veramente un'informazione eccezionale. Bene, ora noi che cosa si fa? Si mette a cuocere naturalmente una foglia di cavolo verde. Ecco, prima saliamo con un pochino. Sì. Noi abbiamo preso, naturalmente grazie a Siro, questo cavolo Verza, di Verza, sì, tra l'altro nemmeno coltivato, gli è nato quasi spontaneo in mezzo agli olivi. È vero, vero? È vero, è vero. Ecco, così è quanto. Ecco, c'è una scottatura. Scusate. È cascato, non è successo niente, va bene. Dopodiché magari si cambia questo perché gli è cascato, che me l'ho passato un altro, grazie. Abbiamo fortunatamente alcuni assistenti in questa cucina molto attivi. Ecco qua. Recuperiamo questo e adesso che succede? Ora diamo un minutino di scottatura. No, abbiamo 10 secondi. Sì. Si fa veloce. Sì. E cosa si fa? Proviamo, ne mettiamo a cuocere insieme? Sì. Ma senti, un minuto bellino soltanto. Insieme alla fogliolina di cavolo. Insieme alla fogliolina, perché il sapore poi si deve essere solo. E questa ha bisogno di meno cottura, quello un po' di più. Però io preferisco sempre abbastanza croccante. E quindi lasciamo, noi mettiamo a cuocere il bigio. Intanto di prepariamo il piatto di portata. Bene, che già mettiamo qua. Benissimo. Ok, allora qui ci vuole quanti minuti? Ma poco, 3 minuti. Tre appena minuti prende forma, giusta? Graziella, pochi minuti. Allora questo mettiamo il piatto in posizione. Il piatto qui. Se vuoi, okay, ti aiuto io. Ah, grazie. Ecco qua. Benissimo. E andiamo a impiattare, prego. Ok. Prendiamo, quindi, la foglia del cavolo Verza, lo mettiamo qui, poi mettiamo un poco di sale. Bene. Perché questo bisogna mangiare un po' tutto, sia olio il bigio, oliva della zona di Vinci. Sì. Bene, certo. Poi prendiamo il bigio, bisogna fare attenzione, essendo pasta fresca si può rompere. Ma vedo che è molto... È delicato, sì, però non è una pasta secca, quindi... È compatta. Se... Compatta, sì. Ecco, quando si parla di bigio è sinonimo, sotto l'aspetto cromatico del colore, di un colore scuro che sta tra il grigio, vero? Certo. Ecco, e il bigio è grigio, così facciamo anche una rima baciata, rima fortunata. Bene. Poi mettiamo un vello di pecorino, tutto a mano. Questo che pecorino è? È pecorino di Pienza, della Val d'Orcia. Benissimo. Bene. Di solito ne mettiamo quanto se ne vuole. E voilà. Il piatto è servito. Piatto, no, aspettiamo un attimo, perché ci sono delle persone a casa che hanno spippolato il telecomando all'ultimo. Hanno detto: ma guarda che piatto bello, si chiama bigio, non l'avevo mai sentito. Ma la signora Graziella non ha ancora detto gli ingredienti, perché io non li ho sentiti all'inizio. Sai che si fa? Si ricorda. Ecco, sì. E allora, con l'ausilio di questa scheda che adesso apparirà della regia, lei ricorda gli ingredienti. Iniziamo dall'impasto. Impasto, acqua e farina. Quindi farina per di la sfoglia, antico. Farina come? Farina di grano antico e della zona della qualità Maremma. Autonomia della zona Maremma. Bene, acqua e lì siamo stop a posto. Dopodiché sì, la sfoglia si tira, come si dice, con la sfoglia si fanno i bigi, il bigio. Bigio. Se sono plurale saranno bigi. Certo, sì. È plurale più bigi, di uno. Singolare bigio, plurale bigi. Sì. Bene, ok. Questi bigi come vengono farciti? Con che cosa? Con soprassata magrissima, ma soprattutto fichi di Carmignano, fichi. Benissimo. Al naturale. Sì. E completiamo il piatto con? Pecorino della Val d'Orcia, poi la base della cavolo Verza e un filino d'olio biologico. Bene, allora siete pronti? Andiamo a questo punto all'assaggio, perché Dodi Giuliano, il nostro giornalista enogastronomo, ci attende in sala da pranzo. Andiamo! Ed eccoci qua all'assaggio, è il momento naturalmente di fare questo assaggio del mitico bigio di Carmignano, realizzato appunto da Graziella Fiorello, dell'antica osteria dei mercanti che ha sede proprio qui a Carmignano. Grazie. Allora, cosa ne pensi, Dodi, innanzitutto della presentazione? La presentazione è bellissima, c'è questo
questa foglia di cavolo di campo e non di orto, che secondo me andrebbe anche, siccome è scottata anche, no? Quindi si può abbinare anche assieme a chiamiamolo raviolo, quello, intanto per far capire a coloro. Sì. Non lo conoscevo neppure, ecco, io. Nemmeno te, ecco, nemmeno io, e quindi eravamo in due a non conoscerlo. Però l'assaggio io non. Assolutamente, assolutamente. Allora prendi la forchetta, il coltello, vai all'assaggio. Intanto andiamo a presentare il nostro bravissimo sommelier Marco Mancini della delegazione AICE, che sta per Associazione Italiana Sommelier, della delegazione di Prato. Allora, che vino ci ha portato in abbinamento, Mancini? Allora, visto che molti degli ingredienti di questo piatto sono a chilometro zero, abbiamo pensato a un prodotto territoriale. Quindi il Carmignano, portavessillo dell'azienda Artimino, che si chiama Poggi Larca, prodotto a pochi chilometri da qui. Allora, mentre lei mesce il vino, ci racconti qualcosa di questo vino particolare, prego. Allora, è prodotto essenzialmente da uva sangiovese in connubio con il Cabernet Sauvignon, che è comunque un'uva tipica di questa zona, e una piccola percentuale di Merlot. Bene. Oh, ricordiamo ancora una volta che questo vino, questi vini della zona sono stati i primi DOC riconosciuti, vero? Sì, nella storia mondiale, nemmeno italiana. Una DOC ante litteram nel 1716, Cosimo III de' Medici con il bando decreta la prima DOC al mondo. Bene. Ante litteram, prima ancora dei francesi. Beh, diciamo. Allora, caro Dodi Giuliano, giornalista enogastronomo che ci ha fatto onore di intervenire a questa puntata, un commento conclusivo al Bigio di Carmignano. Buonissimo, è questo agrodolce. Ora poi credo che questo vino, tra l'altro lo conosco, si sposi bene, però quello che mi ha colpito in modo particolare, oltre al ripieno, è la pasta così sottile. E metterci un ripieno di questo tipo in una pasta così sottile, bisogna avere un'antica scienza e un'antica pazienza, o una pazienza antica, cioè uno deve essere paziente per anni prima di riuscire a fare un tipo di pasta con grani antichi, antica pazienza, che non sono molto facili da lavorare quando c'è da fare la pasta. Grani antichi. Molto più semplice con la farina banalissima, farina 00, che non con grani antichi, che poi danno anche un colore diverso alla pasta. Però ecco, direi che connubio, chi non ama l'agrodolce, magari sentendolo col cavolo, questo agrodolce si stempera un pochino. Poi bevendo questo vino subito dopo, direi che è perfetto. Allora, prendiamo ai grani antichi, all'antica osteria e agli antichi sapori di questo meraviglioso territorio. Ma anche di l'antico Carmine. Sapere della nostra cuoca, che veramente credo che non l'abbia inventato, ma l'ha imparato da altri e ha messo la sua pazienza. L'ha inventato. C'è un po' di sicilianità, ricorda vagamente alla lontana un po' di cucina trapanese. Vagamente. Che è finito, Dodi? Ho finito. Ovvia. Alla prossima. Meno male.